Salve a tutti i nostri ospiti, ben ritrovati su Polis, primo piano sulla politica, il programma di Come Don Chisciotte. Nella puntata di oggi affronteremo quelle che sono le linee guida che il governo ha dettato sul tema lavoro, ma anche sul tema migranti, con l'approvazione del DL Cutro trasformato in legge, dopodiché le pressioni europee sulla questione MES e patto di stabilità, gli incontri di Giorgia Meloni internazionale, il generale Haftar, e tantissime altre notizie. Ovviamente in mia compagnia il professor Luca Lanzalaco, buonasera, Buonasera. e l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Buonasera. Partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Messo alle spalle lo scivolone alla Camera del 27 aprile. Il governo Meloni è tornato alla riscossa rispetto agli obiettivi, mostrandosi pronto a proseguire sulla strada tracciata, anche nel giorno festivo per eccellenza, il 1° maggio. Che convocare il Consiglio dei Ministri il giorno della festa dei lavoratori sia stata un'opera di marketing, non vi sono dubbi. Ma dietro questa continua propaganda si nasconde un pragmatismo spesso sottaciuto, che vari cambiamenti sta attuando o attuerà in questo paese. Prima di tutto, appunto, il lavoro. Dopo l'approvazione del CDM, il DL Lavoro 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio, entrando così in vigore il giorno successivo. Tante le novità presentate al suo interno, che offrono un ampio quadro dell'approccio del centrodestra, dalla fine del reddito di cittadinanza alle modifiche alla disciplina di contratti a termine, passando per la sicurezza e il tanto sbandierato taglio al cuneo fiscale. Possibile solo grazie all'approvazione, qualche giorno prima, del DEF e di tutti i provvedimenti ad esso collegati, che hanno garantito le certezze economiche e finanziarie per portare avanti l'agenda prefissata. Sul tema tutto sembra scorrere abbastanza liscio oggi, tralasciando i soliti sindacati chiassosi e sostenuti da Elly Schlein. Molto più complessa è invece la situazione dei migranti. Nonostante il contestato DL Cutro, sul quale era stata posta la fiducia, sia stato convertito in legge lo scorso 3 maggio, dopo l'ok della Camera, la gestione dei flussi migratori sembra non dar pace alla leader di Fratelli d'Italia. Il tema è la vera e propria croce di questo esecutivo che, nonostante gli sforzi, continua ad essere infatti oggetto di critiche. Da ultima l'infelice uscita del ministro dell'Interno francese, che ha definito il governo incapace di risolvere i problemi migratori dell'Italia, scatenando le ire di Roma e facendo saltare la visita di Tajani a Parigi. Giorgia non ha però battuto ciglio, consolandosi con la visita del generale libico Haftar e focalizzandosi con l'ospite anche sulla crescita senza precedenti del fenomeno migratorio verso l'Italia. D'altronde i rapporti con l'Europa e le grandi nazioni europee sono un altro problema di difficile soluzione. La spada di Damocle del binomio MES-patto di stabilità pende sulle nostre teste da tempo, rendendo difficoltoso il dialogo con le istituzioni europee, che hanno colto la palla al balzo per rallentare le rate del PNRR. Ma lì Giorgia, almeno per ora, non sembra voler cedere senza ottenere nulla in cambio. La destra sociale la spunterà o soccomberemo su tutta la linea ancora una volta? Una domanda fondamentale chiude il nostro servizio che ovviamente andremo ad affrontare nella parte finale della puntata. Prima di tutto però partiamo con il decreto lavoro, perché come sappiamo il 1° maggio Giorgia Meloni ha convocato questo Consiglio dei Ministri utilizzando la retorica del noi lavoriamo mentre gli altri vanno al concerto, e da questo Consiglio dei Ministri è uscito fuori il testo del decreto legge lavoro 2023, che poi il 4 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando effettivamente operativo, entrando in vigore il 5 maggio. Allora chiedo a Giulio il primo contenuto in cui vediamo come Giorgia Meloni presenta questo nuovo decreto. Prego. Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata
di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al superbonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera. Aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa, il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Eccoci tornati in studio. Allora, professor Lanzalago, Giorgia Meloni parla di una serie articolata di provvedimenti tra cui il più importante è il taglio del cuneo fiscale. Taglio del cuneo fiscale sbandierato in lungo e in largo in quest'ultima settimana. Le chiedo subito qual è la sua valutazione di questo provvedimento. Sì, i pilastri del decreto lavoro sono tre. E uno appunto il taglio del cuneo fiscale, poi non è l'eliminazione, la ridenominazione del reddito di cittadinanza e infine una nuova normativa sui contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, le stime della Banca d'Italia sono significativamente diverse da quelle che fa Giorgia Meloni, cioè la Banca d'Italia stima un aumento delle retribuzioni. Ricordiamo che il cuneo fiscale vuol dire che le imprese sostanzialmente in termini di stipendi, salari lordi, non vedono degli aumenti, ma si riduce l'imposizione fiscale e quindi questo consente di aumentare le retribuzioni nette. Ecco, le cifre sono diverse, quelle della Banca d'Italia è una stima che va dai 7 ai 15 euro mensili e si arriva ai 200 euro annui, quindi sono simulazioni fatte dalla Banca d'Italia e altre simulazioni affini sono state fatte anche dall'Ordine dei Commercialisti, quindi insomma forse è bene che si ripensino, si rivedano un attimo i conti, perché c'è una discrasia troppo marcata fra le valutazioni del Presidente del Consiglio e quelle invece appunto di un'istituzione come la Banca d'Italia. Punto uno. Punto due, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, in parte una ridenominazione e in parte certo un taglio di coloro che potranno usufruirne con un cambiamento dei requisiti. Non è un taglio totale, perché questo avrebbe creato tensioni sociali chiaramente ingestibili. È un taglio parziale e una ridenominazione, quindi è un'operazione principalmente di marketing politico, diciamo, anche se di fatto colpirà qualche centinaio di migliaia di famiglie, di persone, quindi una cosa seria che ruota soprattutto intorno al criterio della occupabilità, quindi stabilire chi è occupabile e chi non è occupabile. Diciamo che è cambiata, come di modo a dire adesso, la narrazione, per cui prima chi non aveva un lavoro non l'aveva perché non lo trovava, adesso non ce l'ha perché non lo cerca. Ecco, quindi questo.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, certo, qui si allunga fino addirittura a 3 anni la possibilità di contratti a tempo determinato, alleggeriscono molto le condizioni di interruzione del contratto di lavoro. Ora io vorrei attirare l'attenzione su un punto: l'aumento della fascia di lavoro precario è stata vista principalmente come deprecabile dal punto di vista dei lavoratori. Certamente avere un lavoro precario non è gradevole ed è giusto a mio parere, ma c'è un altro aspetto che invece viene sottaciuto, cioè se il lavoro precario ha un'implicazione anche per le imprese, se una persona più o meno giovane che sia non rileva, se una persona sa che il suo è un lavoro precario, un lavoro a tempo determinato, non investirà mai in formazione professionale, perché oggi fa un lavoro, domani ne fa un altro, e nemmeno le imprese investiranno più di tanto sul singolo lavoratore. Quindi questo provocherà un ulteriore abbassamento della produttività e del livello di professionalizzazione dei lavoratori. Questo è un effetto diciamo meno visibile, ma non meno rilevante, perché il rapporto fra lavoratore e impresa, laddove c'è un contratto a tempo indeterminato, è di investimento reciproco, cioè l'impresa investe sul lavoratore e il lavoratore investe sull'impresa. Questo contratto a lungo termine, chiamiamolo, viene di fatto interrotto, sacrificato dalla precarietà che viene presentata nella retorica ufficiale come viene chiamata flessibilità, ma è precarietà. Ecco, e vuol dire oggi ho un lavoro, domani non ce l'ho più. Volevo mettere in luce questo aspetto che nel dibattito italiano, a differenza di quanto accade per esempio in Germania, dove questo è un tema molto sentito, nel dibattito italiano questo aspetto non viene trattato, devo dire la verità, nemmeno dai sindacati. A proposito di sindacati, mi ha dato il giusto assist. Prima del Consiglio dei Ministri del 1° maggio, Giorgia Meloni domenica 30 aprile aveva incontrato i sindacati per ovviamente presentare quello che era il provvedimento che poi sarebbe stato attuato, sindacati che però non hanno accolto con favore il DL Lavoro e infatti sono scesi in piazza e al loro fianco c'era Elly Schlein. Allora chiedo a Giulio di andare con il prossimo contributo, il numero 3, e poi lo commentiamo. Prego. Siamo al fianco di questa mobilitazione su una piattaforma unitaria di CGIL CISL UIL, perché condividiamo molte di queste rivendicazioni, di queste battaglie, soprattutto a pochi giorni da un'approvazione di un decreto che è una provocazione, approvare il 1° maggio. Noi quindi come Partito Democratico scegliamo di essere qui al fianco di questa mobilitazione e naturalmente portiamo avanti queste battaglie sia in Parlamento che nel Paese. Ma dicevo, non solo sul lavoro, una delle rivendicazioni che oggi è in piazza è anche quella sulla sanità pubblica, su cui il governo non ha messo le risorse che servono. Politica in Parlamento, via la politica dalla piazza, via la politica dalla casa, vai a casa, a casa devi andare a casa, la Schlein. Vai a casa, non è la politica, è il sindacato, vada a casa. Dove vuole arrivare? Partiti dalla piazza, andate a fare il vostro dovere. Via la politica dalla piazza! Via parlamenti dalla piazza! Vuoi fare propaganda qui il giorno del sindacati, no?
È sicuramente una reazione interessante, ma probabilmente anche giusta quella degli iscritti Will, che vedendo appunto Elish Line fare propaganda, perché appunto parlava di lavoro, ma parlava anche di sanità, insomma cercava di portare acqua al mulino del PD, hanno giustamente fischiato la leader del Partito Democratico. Umberto Del Noce, ti chiedo appunto un commento sulla reazione dei sindacati rispetto al DL Lavoro. Il professore analizzato una serie di difficoltà, tra cui la precarietà, che però non sembra essere al centro del dibattito sindacale, e anche poi questa continua ricerca di Elish Line di palchi da cui appunto fare propaganda. Prego. Beh, il decreto lavoro, come ha illustrato il professore, contiene alcune criticità che ovviamente sono state contestate dai sindacati. In effetti, la questione della precarietà è passata forse in secondo piano, forse la si dà per scontata o forse. Non lo so, ci si è concentrati di più sul cuneo fiscale e ha ragione, secondo me, secondo più punti di vista. Da un certo punto di vista è, diciamo, propagandistico il modo in cui è stato presentato. Ho letto una dichiarazione della Meloni che avrebbe detto che grazie, no, ai provvedimenti precedenti il governo ha recuperato questo tesoretto da 4 miliardi, quando in realtà è stato frutto di un calcolo, di un errore di calcolo sull'andamento tendenziale dell'economia. E in secondo luogo, che diciamo, il cuneo fiscale non va direttamente in realtà a vantaggio dei lavoratori, anche perché, come è stato specificato anche nel DEF, serve in realtà a impedire la spirale salari prezzi, cioè tradotto vuol dire che il taglio cuneo fiscale serve a impedire l'aumento dei salari. E allora è molto relativo perché non, in realtà è un vantaggio alle imprese, non al lavoratore, perché si dà un leggero potere d'acquisto superiore al lavoratore, però impedendo l'aumento dei salari e evitando contrattazioni salariali in realtà. E però questo svincolato dall'andamento dell'inflazione, per cui in realtà il potere d'acquisto al netto non sale, soprattutto in un momento di forte inflazione. Infatti qualcuno ha invocato quello che viene detto fiscal drag, cioè un aumento delle detrazioni però agganciate all'aumento inflazionistico, che avrebbe in effetti più senso. Però solo il taglio cuneo fiscale senza l'aumento dei salari è in realtà una misura che va a favore delle imprese, ma qua è il punto proprio questo, che secondo anche dettami di tipo neoliberista non si vuole impedire l'aumento dei salari. E la precarietà va nello stesso senso. Poi le critiche a Elish Line testimoniano ancora una volta la netta separazione fra politica e mondo del lavoro, e in particolare fra la sinistra e il mondo del lavoro, che è diciamo, un divorzio comunque in qualche modo evidente negli ultimi anni, anche in base ai risultati elettorali, e anche perché comunque nella precarizzazione del lavoro il PD comunque ha avuto un ruolo di non secondo piano, per cui insomma dovrebbe sicuramente la sinistra è chiamata a rivedere, secondo me, il suo rapporto con il tema del lavoro, con il tema centrale e diciamo il bisogno di ritrovare una connessione con le piazze, con il mondo del lavoro che sicuramente ha perso e non basta diciamo, un restyling, no, della dirigenza del partito in chiave iperprogressista per recuperare decenni di lotte sociali perdute. Anzi, io a questo punto credo proprio che non abbia fatto poi così bene questo restyling, visto che comunque Elish Line non è sicuramente famosa per essere stata in fabbrica negli anni della sua giovinezza o comunque No, assolutamente. in questi primi mesi da segretaria del Partito Democratico, appunto sul lavoro non si è espressa particolarmente, come sottolineavamo.
Ci sono altri due eventi di politica interna, diciamo, chiamiamola così, che mi hanno colpito in queste settimane, che potrebbero, diciamo, poi lascio a voi stabilirlo, essere tra loro collegati in un'ottica più generale, perché c'è stata sia questa spinta al riconoscimento facciale con il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha parlato di utilizzare il riconoscimento facciale in alcuni luoghi pubblici specifici come le stazioni oppure le grandi aree commerciali o anche addirittura gli ospedali di tre metropoli, delle tre metropoli italiane, appunto Roma, Milano e Napoli. E poi c'è stato da parte del governo Meloni la scorsa settimana il commissariamento di INPS e INAIL, quindi appunto concretamente la decadenza dei presidenti e degli organi amministrativi e la nomina da parte del governo di commissari straordinari. Allora chiedo al professor Lanzalaco una battuta rispetto a questa questione del riconoscimento facciale. Prego. È inquietante nel senso che si sta andando verso una forma di controllo capillare molto simile ai meccanismi di credito sociale in Cina, cioè il riconoscimento facciale inizia ad essere uno, o potrebbe diventare uno strumento di controllo sulle persone in maniera fra l'altro che prescinde dalla volontà di queste persone di farsi riconoscere, cioè il punto questo, e poi potrebbe essere utilizzato anche per come meccanismi di controllo più diffusi. E quindi questo aspetto del riconoscimento facciale e altri strumenti di controllo che consentiti dalle tecnologie digitali devono essere assolutamente monitorati e possibilmente anche contrastati. Assolutamente concordo. E anzi, diciamo, questo governo nasconde sotto la faccia della sovranità e del nazionalismo forse una volontà, come abbiamo detto più volte, anche in base ai provvedimenti che ha preso, di controllare maggiormente sempre di più la popolazione in varie forme. E in quest'ottica, Umberto De Noce, possiamo inquadrare anche il commissariamento di INPS e INAIL? Secondo me sì, nel senso, in un senso duplice. Da una parte, secondo me, testimonia quello che hai appena detto tu, cioè una tendenza ad aumentare il controllo interno. Comunque l'INPS e INAIL sono due istituti centrali del mondo del lavoro, perché non è che viene solo commissariato il presidente attuale, ma viene cambiato anche il sistema di governance per dare un potere più effettivo di controllo da parte del governo. Però rispetto alla questione del riconoscimento facciale, così uno spunto curioso e interessante, e secondo me non privo di significato, e si situa nel fatto che curiosamente a fine 2022 è stata creata una società pubblica, 3i SPA, dove le i rappresentano INPS, INAIL e ISTAT, che è una software house italiana che avrà il compito di sviluppare e gestire la digitalizzazione e in generale l'apparato software di tutta la pubblica amministrazione, per cui evidentemente probabilmente anche poi tutti i sistemi di riconoscimento facciale e il database. Quindi aumentare, allora, quindi ISTAT al 21%, l'80% circa è diviso fra INPS e INAIL, quindi garantirsi un controllo governativo maggiore su INPS e INAIL garantisce anche un controllo stringente su poi comunque la società, di fatto la società pubblica che poi gestirà tutta la digitalizzazione e la gestione software della pubblica amministrazione. Quindi probabilmente un legame c'è anche in tal senso, anche se è puramente una mia speculazione. Però sicuramente, diciamo,
il tema sarebbe da approfondire. Certamente, certamente una speculazione interessante e da approfondire, un filo rosso che hai fatto bene a sottolineare e che ovviamente dovremo tenere presente anche nei suoi successivi sviluppi. Passando a un altro tema molto importante delle ultime settimane, parliamo dei migranti. Parliamo dei migranti perché appunto, come dicevamo all'inizio, il DL Cutro è stato trasformato in legge e il governo sulla trasformazione in legge aveva posto la fiducia sia al Senato che alla Camera. E dopo il Senato, il 3 maggio, è arrivato l'ok anche della Camera con 213 voti favorevoli. E poi c'è stato l'incontro con il generale Haftar, che riguarda un po' la politica internazionale, ma anche la questione migranti, che è stato oggetto della discussione tra Giorgia Meloni e il generale, essendo comunque la Libia uno dei principali porti di partenza dei flussi migratori. E ciliegina sulla torta, il battibecco, diciamo, chiamiamolo così per non dargli troppa importanza, tra Roma e Parigi, sulla scia delle dichiarazioni del ministro dell'interno francese, che ha dichiarato che il governo Meloni non sarebbe in grado di gestire i flussi migratori. Allora, prima di tutto, per diciamo inquadrare la situazione in Libia, chiedo a Giulio il contenuto 4 e poi lo affrontiamo insieme. Prego. La Libia rimane divisa tra chi governa a Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah, e chi controlla la Cirenaica a est e vaste zone del centro e del sud, il generale Khalifa Haftar. Ma i due hanno trovato un tacito accordo per sospendere o quasi le ostilità e incassare i dividendi del petrolio. Entrambi si sostengono tramite una rete di forze armate e milizie locali e complesse alleanze internazionali. Dbeibah ha buoni rapporti con gli Stati Uniti, Haftar è da sempre vicino alla Russia. Nessuno dei due comunque ha fretta di arrivare alle elezioni dopo il tentativo fallito di 2 anni fa. Sanno benissimo che la gente non ha alcuna fiducia nelle istituzioni, come attestano diversi sondaggi. La Libia è tra i paesi più corrotti al mondo. Da mesi il rappresentante speciale dell'ONU per la Libia, Abdoulaye Bathily, cerca di convincere le fazioni e la comunità internazionale a un compromesso che porti a elezioni legislative e presidenziali entro la fine dell'anno. Ma i RAS libici pensano ad altro. A fine marzo le società petrolifere americane Halliburton e Honeywell hanno concluso accordi per un totale di $1.4 miliardi con la compagnia petrolifera nazionale e Washington preme perché Haftar prenda le distanze dal gruppo Wagner, la famigerata compagnia russa di mercenari bravi a fare la guerra ma anche gli affari. Ecco, come abbiamo potuto sentire, sulla Libia c'è più di un interesse in ballo, ma andiamo con ordine. Professor Lanzalaco, le chiedo un commento rispetto alla necessità del governo di porre la fiducia su vari provvedimenti da quando questo esecutivo si è insediato e poi anche di commentare, visto che nel successivo argomento parleremo anche dei rapporti tra l'Italia e l'Europa, le dichiarazioni del ministro francese e quindi questo nuovo gelo che è sceso sull'asse Roma-Parigi. Prego. Sì, il ricorso alla questione di fiducia che è stata presentata come scandalosa per quanto riguarda il governo Meloni non corrisponde totalmente al vero, nel senso che se guardiamo i dati, per esempio il governo Draghi in 10 mesi ha sommato 28 questioni di fiducia e globalmente 55 voti di fiducia. Il governo Renzi è ricorso alla fiducia per più di 3 volte al mese, quindi certamente il governo Meloni ha dovuto ricorrere alla fiducia, ricordiamolo, per l'opposizione interna al governo, non per quella esterna, ovviamente, ma non si tratta di un comportamento così anomalo come viene presentato. E quindi ecco, vediamo di
ragionare un attimo sui dati e soprattutto di ragionare su come mai all'interno del governo Meloni ci siano tutte queste difficoltà, perché il dato politico è questo. Per quanto riguarda la questione migranti e l'Europa, certo, quello che è successo con la Francia, ma è la notizia di oggi, anche la Spagna ha espresso, si è permessa di esprimere pareri sul governo italiano, indica che cos'è l'Europa. Come dice Dario Fabbri di Limes, l'Europa non esiste, l'Europa è un'arena dove si scontrano e assai raramente si incontrano interessi dei vari stati. Cioè, un aneddoto, sul suo canale YouTube, Andrea Scanzi, che è uno critico ferreo del governo Meloni, dopo l'intervento del ministro francese, ha fatto una breve clip, non solo insultando il ministro francese in maniera chiara ed esplicita, ma ha detto: nessuno si permetta di criticare il governo italiano. Ecco, quindi siamo arrivati addirittura a questo punto dove una voce dell'opposizione si erge in difesa del governo italiano e contro attacchi di altri stati. Questo mi sembra molto, molto significativo e ci dà la cifra di cosa è l'Europa. Abbiamo bisogno dell'Europa per ricordarci di essere italiani, probabilmente. Sì, bravo, bravo, esatto. Umberto De Nucci, il professore, appunto, ha parlato della questione di fiducia e anche della differenza tra la questione di fiducia e il voto di fiducia. Allora, tu che sei un avvocato costituzionalista, esperto di diritto parlamentare, ti chiedo di, insomma, spiegare anche ai nostri spettatori la differenza, e poi invece a te chiedo di commentare anche rispetto alle questioni internazionali l'incontro tra Giorgia Meloni e il generale Haftar. Prego. Beh, sulla prima questione, quella della fiducia, vi è una differenza sostanziale, nel senso che la fiducia come istituto è un elemento che sicuramente deve sussistere tra il governo e il Parlamento, cioè il governo deve godere della fiducia delle Camere. Questo è stabilito nella Costituzione, all'articolo 94. Quindi, legato alla fiducia, infatti il governo, quando viene nominato, si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Legata a questa fiducia vi è la cosiddetta mozione di sfiducia, cioè è consentito a un decimo dei componenti di ogni Camera di proporre una mozione di sfiducia verso il governo, che qualora venga approvata fa conseguire la cessazione del governo. Poi ci si è interrogati, nel silenzio normativo, se è possibile una mozione di sfiducia non verso il governo collettivamente, ma verso un singolo ministro. La giurisprudenza ha reputato che sì, è possibile, e in effetti nella storia repubblicana più spesso è avvenuto così, anzi non è stata mai presentata una mozione di sfiducia verso il governo nel suo insieme. Diversa è la questione di fiducia, nel senso che la questione di fiducia in realtà non ha una copertura costituzionale, non vi è in Costituzione, ma è regolamentata dei regolamenti delle Camere, del Senato e della Camera. Ed è uno strumento che serve in qualche modo a compattare la maggioranza e evitare il pericolo dei cosiddetti franchi tiratori. Quindi serve per compattare la maggioranza su questioni che il governo reputa centrale della propria linea politica, e può riguardare sia una legge per intero, nel qual caso cadono gli emendamenti eventualmente presentati e la legge deve essere votata così com'è, però può anche riguardare un singolo emendamento. E le conseguenze sono simili a quelle della mozione di sfiducia, nel senso che se la questione di fiducia
non è approvata, ne consegue una mancanza di fiducia del Parlamento nei confronti del governo, e quindi il governo deve presentare le proprie dimissioni. Quindi fondamentalmente la distinzione fra le due figure è questa. E invece, per quanto riguarda la questione di Haftar, ho trovato interessante una notizia che è uscita sui media libici qualche giorno fa, secondo cui Haftar, in segreto, prima di incontrare la Meloni, avrebbe incontrato esponenti del governo americano, e comunque qui in Italia. E questo, secondo me, avvalora la tesi di alcune voci, no, che parlano in realtà del fatto che Haftar sia venuto a fare a dare un ultimatum all'Italia, ma più in generale all'Occidente, cioè, visto che fra poco ci sono le elezioni in Libia, in pratica pare che la questione posta ad Haftar sia stata che o gli Stati Uniti e l'Italia garantiscono delle elezioni senza Saif Gheddafi, oppure in qualche modo minacciano di passare dal lato dei BRICS. Cioè, in un momento in cui comunque anche nei giorni scorsi più paesi dell'OPEC, tra cui l'Iran, l'Egitto e l'Algeria, hanno fatto richiesta di adesione ai BRICS, in pratica la Libia vuole giocare in questo scenario in questo modo, cioè essendo comunque legata sostanzialmente all'Egitto anche militarmente, l'abbiamo visto anche recentemente nel conflitto in Sudan, e in pratica si vuole assicurare una posizione nel nuovo assetto della Libia, e impedendo che Gheddafi partecipi alle elezioni, anche perché probabilmente è dato per vincitore, per cui in pratica pare che sia poi questa la questione posta, più che la questione dei migranti, e che in pratica ci sia la velata minaccia della Libia di passare al lato non allineato, diciamo, al blocco occidentale. Beh, hai aperto un tema che potremmo dire essere un vaso di Pandora dal punto di vista geopolitico, perché la situazione internazionale sappiamo essere molto molto movimentata. Sicuramente anche nel servizio che abbiamo visto si parlava di un Haftar anche vicino alla Russia, però appunto potrebbe essere che in cambio della cessazione dell'amicizia con la Russia vuole assicurarsi, insomma, le elezioni e quindi l'appoggio americano e italiano per queste elezioni che tu giustamente dicevi avverranno a breve. Staremo... Sì, pare così. In più c'è anche la questione della Turchia, che a breve andrà ad elezione, e quindi pare che anche lì ci possano essere dei cambiamenti di natura di strategica e di alleanze, quindi probabilmente pare che il discorso abbia girato intorno, insomma, a questo tipo di tematiche, ecco. Passiamo all'ultima parte della puntata, ci stiamo avviando alla conclusione, che riguarda appunto, come dicevamo, i rapporti tra l'Italia e l'Europa, e che poi appunto vedremo rientrano anche nell'ottica dell'attuale guerra in Russia. E apriamo quest'ultima parte di puntata con l'ultimo contenuto, che è il numero 5. Prego Giulio. Più responsabile al di là del caos sul DEF, cioè l'ex presidente del Consiglio, il papà, no, dell'austerity, potremmo chiamarla così, e del giusto, a mio avviso, rigore sui conti pubblici, riconosce a questo governo e un po' a tutto il Parlamento il fatto, dice, la tendenza di lungo periodo si va verso una maggiore consapevolezza di quanto sia importante anche l'attenzione ai conti pubblici, e dice anche partiti che prima non lo erano. Allora, questo poi sentiremo Fornero se anche lei condivide questo ottimismo del professor Monti. Questo è un dato di fatto di questo Parlamento, cioè i 5 Stelle non sono più quelli di prima.
Fratelli d'Italia non è più così anti-europeista come l'era prima. Insomma, è cambiato il quadro politico. Allora, l'attenzione ai conti pubblici è fondamentale, però quando Monti dice che bisogna essere più seri e più rigorosi, dice che bisogna dire più signor sia all'Europa. Allora, noi non dobbiamo isolare il PNRR, perché oggi in Europa ci sono vari dossier gravissimi. C'è il dossier della riforma del patto di stabilità, che persino Bini Smaghi ha contestato perché irrigidisce nella sostanza il patto di stabilità e sarà un problema per l'Italia. C'è il dossier della riforma del MES. Se l'Italia fa la riforma del MES si suicida. Unico paese che non l'ha firmato. Per fortuna, deve continuare a non farlo perché si suicida. Ma firmare non vuol dire usarlo, però spieghiamolo al firmare pubblico. Non vuol dire usare, ma significa impiegare risorse e attivare meccanismi automatici di rating presenti nel MES che possono mettere in difficoltà l'Italia e portarla verso il default. Ci sono meccanismi relativi alla situazione del PNRR, dove una revisione del PNRR è fondamentale, perché noi abbiamo degli assi che non sono funzionali allo sviluppo del nostro paese. Quindi è inutile dire dobbiamo fare i primi della classe. Facciamo i primi della classe se ci conviene. Se non ci conviene non dobbiamo fare i primi della classe, ci dobbiamo mettere di traverso. L'Europa non è questo paradiso in cui tutti quanti, che bello, eccetera. L'Europa è un posto dove tutti difendono il loro interesse nazionale e gli unici che non lo possono fare sono gli italiani, perché devo dire sempre signor sì. Questo non è possibile. Abbiamo sentito Alemanno riprendere un po' le parole che stesso lei diceva prima, professor Lanzalaco, nel senso l'Europa non esiste, sono una serie di stati che fanno i loro interessi, e dice Alemanno se non ci conviene fare gli interessi che ci chiede l'Europa, quindi essere i primi della classe, è meglio esserci messi di traverso rispetto ovviamente a queste questioni che sono in ballo, MES, patto di stabilità e revisione del PNRR. Ecco, qual è la situazione al momento secondo lei e quale vede potranno essere gli sviluppi? Ma premetto che io condivido totalmente l'analisi di Alemanno, come si suol dire, faccio mie senza riserve le posizioni di Alemanno, che fanno un quadro perfettamente corretto e convincente della situazione. Punto uno. Punto due, c'è una, io a questo punto userei il termine, una malafede di fondo. Parenzo dice firmare non vuol dire usarlo. Non prendiamoci in giro, nel senso che l'abbiamo visto con l'esperienza greca, i mercati, se vogliono obbligare un governo a utilizzare i fondi europei, indebitarsi, perché questo è il dato di fatto, utilizzare i fondi del MES vuol dire indebitarsi, i mercati finanziari sanno benissimo come farlo, cioè i mercati finanziari, i cosiddetti mercati, che poi di fatto sono dei global player sulla scena internazionale, che muovono, sono quindi anche fondi sovrani che muovono cifre spaventose, ecco, sono attori politici a tutti gli effetti. Quindi dire si può firmare ma poi non utilizzarli è veramente ipocrita ed è in malafede. E cosa succederà? Come dico sempre, non sono un mago Tel, ma meglio non far previsioni che poi vengono smentite. Sicuramente Giorgia Meloni ha davanti una situazione estremamente difficile, e la prima della classe e pagherà molto salati dei costi sulla politica interna, se invece si metterà di traverso, sempre usando la terminologia di Alemanno, pagherà dei costi sulla politica estera, sulla politica internazionale. Ecco, io penso che però oltre a questi costi per Giorgia Meloni ci sia anche sull'arena internazionale la grande opportunità di imprimere una svolta alla storia politica europea, cioè di imprimere una torsione a un processo di integrazione che non è fra stati ma solo fra mercati, supportata dalla moneta. A lato vorrei
sottolineare una cosa che viene trattata di solito nelle pagine economico-finanziarie dei quotidiani, ma invece una valenza politica importante. Il governo sta procedendo molto rapidamente alla emissione di titoli di Stato indirizzati sostanzialmente ai risparmiatori italiani. Questo è riprendendo quello che era il modello che è attualmente il modello giapponese. Cioè lo Stato giapponese è fortemente indebitato, ma quel debito è nelle mani dei giapponesi stessi. E quindi quello che era un debito diventa in effetti ricchezza del popolo, ricchezza. Ecco, il governo sta facendo questa politica in tempi molto rapidi, perché le emissioni stanno procedendo con grande rapidità e in modo, a mio parere, anche tecnicamente intelligente. Quindi sta imprimendo una svolta alla politica di finanziamento del debito, andando verso una forma, chiamiamola col suo nome, di autarchia finanziaria. E io penso che questa sia una scelta giusta. La Grecia è finita come è finita nel momento in cui ha rinunciato alla propria autarchia finanziaria. Quindi ecco, questo è un aspetto che a mio parere va monitorato opportunamente. Concordo assolutamente, anzi ha fatto bene a dare anche questa notizia, che poi è una notizia delle ultime ore, se non sbaglio, quindi esatto. Giustamente. E Umberto, chiudiamo con te, perché appunto quando ho presentato questo tema ho detto che i rapporti con l'Europa riguardano anche la situazione in Ucraina, la guerra, perché il 3 maggio il commissario dell'Unione Europea per il mercato interno ha aperto, diciamo, alla possibilità che i soldi del PNRR vengano utilizzati per le munizioni. E contemporaneamente sono uscite alcune indiscrezioni che parlano di difficoltà dell'esercito italiano a reperire armamenti. Addirittura ci sono alcuni ufficiali di Stato Maggiore che hanno affermato che la capacità di resistenza italiana al momento è valutata tra le 48 e le 72 ore, a causa non solo, diciamo, di alcuni armamenti ormai vetusti, ma anche del gran numero di armamenti dati all'Ucraina. Mentre però ciò avviene, cioè mentre comunque i paesi europei continuano a sostenere l'Ucraina economicamente e militarmente, dall'altra parte invece abbiamo una società civile che cerca in qualche modo di fare il possibile per portare all'attenzione della maggioranza degli italiani la necessità di una pace il prima possibile. Ci sono state varie iniziative, sono in corso varie iniziative, nel silenzio appunto sia del governo che dell'opposizione. Allora ti chiedo di commentare queste iniziative della società civile, a partire dalla staffetta per la pace di Santoro, arrivando al referendum proposto da due comitati, quello di Mattei Generazioni Future e quello di Pennetta. Ecco, qual è il tuo giudizio rispetto a come si sta muovendo la società civile, e poi in particolare se ritieni che il referendum sia, dal punto di vista, diciamo, strategico, la scelta giusta? Ma secondo me la società civile ha un compito fondamentale, no, che è anche quello di accendere la coscienza dei governanti e porre l'attenzione su questioni così importanti nel sentimento nazionale. Purtroppo non ho una grandissima fiducia in questi strumenti, e mi spiego. Credo che la democrazia in generale e i suoi istituti in particolare siano una pianta che viva solo finché ci sia una coscienza
democratica, autentica che l'anima, perché altrimenti diventa una serie di scatole vuote ed è facile per il sistema aggirare gli istituti democratici. La Costituzione lo dice, l'Italia ripudia la guerra, eppure siamo praticamente in guerra da almeno dal 2001 in varie parti del mondo, però è bastato chiamarle missioni di pace, è bastato, no, dipingere queste missioni sotto altri nomi, perché di fatto la questione venga messa a tacere. Quindi la Costituzione vive se ci sono persone che la fanno vivere, se c'è una volontà politica di farla vivere. E anche il referendum, che se, di base è uno strumento fondamentale ed è assolutamente giusto e apprezzabile che esista uno strumento popolare nelle mani dei cittadini, però l'esperienza ci mostra che fino a quando l'istituto del referendum riguarda scelte di costume, allora ha qualche efficacia, ma se riguarda questioni di interessi economici o politici, strategici, allora viene in qualche modo o boicottato oppure vengono boicottati i risultati. Faccio un esempio: il referendum sull'acqua pubblica, che di fatto è stato aggirato con il semplicissimo trucchetto di dividere la proprietà pubblica dell'acqua dal servizio, così vengono privatizzati i servizi legati all'erogazione dei servizi idrici, ma viene formalmente mantenuta la pubblicità della proprietà dell'acqua, no? E allora, anche su questioni come quelle relative alla guerra e alle scelte strategiche in ambito geopolitico, temo, che sia uno strumento, difficilmente, efficace, anche perché autorevole parte di giurisprudenza ha già espresso pareri contrari sull'ammissibilità dei quesiti referendari, perché, come sappiamo, l'articolo 75 della Costituzione pone dei limiti alle materie che possono essere sottoposte a referendum. E fra questi limiti espliciti ci sono le leggi dei trattati internazionali, ma poi vi sono i cosiddetti limiti impliciti, che sono quelle norme che discendono in qualche modo, per esempio, dai trattati internazionali. E allora l'abrogazione delle norme richieste sembra che però in qualche modo possa essere, perché i quesiti referendari andranno preliminarmente approvati dalla Corte Costituzionale. E allora è probabile che non verranno neanche ammessi, perché per esempio il decreto, aspetta che se lo leggo, perché il decreto del 185 del 2022, che viene contestato, no, sull'invio delle armi all'Ucraina, il decreto si apre dicendo: visti gli articoli 3 e 4 del Trattato Nord Atlantico, quindi viene fatto un esplicito riferimento al Trattato Nord Atlantico, e per questo probabilmente la Corte Costituzionale dirà: non si può sottoporre al referendum, perché è una legge in qualche modo relativa a un trattato internazionale. Questo per dire che se non vi è la volontà politica di affrontare un certo cambiamento, questi strumenti vengono facilmente messi a tacere, come si vede anche spesso pronunce, sentenze che in qualche modo avallano comportamenti molto dubbi di legittimità dei governi, vedi 2 anni di decreti durante la pandemia, per dire. Questo non sembra un discorso distruttivo, diciamo, ma non lo vuole neanche essere del tutto, nel senso che secondo me non per questo tipo di campagna sia totalmente priva di valore. Non credo sinceramente che potrà avere un qualche effetto concreto, però credo ancora comunque che sia fondamentale che la
società civile in qualche modo faccia da grillo parlante e in qualche modo punzecchi la coscienza dei cittadini e dei governanti, anche se solo in maniera tra virgolette effimera, anche se i quesiti referendari non dovessero essere ammessi, trovarsi nelle piazze e discuterne può avere comunque una sua influenza. Però reputo che veri cambiamenti di tipo politico si possano fare solo passando dalle urne, e anche così è difficile perché, come vediamo, vi sono poi tutte delle dinamiche di potere per cui poi richiederebbe uno strappo piuttosto rivoluzionario, uscire da certe logiche. E per esempio la vicenda del Movimento 5 Stelle, o di Syriza in Grecia, visto che è stata nominata la Grecia, dimostrano quanto comunque i partiti che hanno messo insieme, no, la coscienza civile, istanze di cambiamento sociale, poi una volta scontratesi con il vero potere, tra virgolette, mostrano tutti i propri limiti intrinseci. Quindi non so, non voglio essere totalmente disfattista, però non sono neanche totalmente ottimista, ecco, sono moderatamente pessimista, diciamo. No, concordo anche perché poi è giusto concretizzare le strategie con cui si stanno affrontando queste battaglie, quindi anche analizzare lo strumento del referendum è importante, ciò non toglie che l'attivismo, l'incontrarsi in piazza, creare coscienza civica e politica possa portare comunque a dei miglioramenti anche in un futuro non proprio prossimo. È importante scegliere le strategie giuste con cui agire, su questo sono d'accordo con te. E vi ringrazio ovviamente di essere stati miei ospiti. In questa puntata abbiamo cercato un po' di scovare quelli che sono i fili rossi che collegano vari argomenti. Abbiamo visto la precarietà del mondo del lavoro con il cuneo fiscale, abbiamo visto il riconoscimento facciale con il commissariamento di Ips e INAIL, la questione migranti, Francia e rapporti con l'Europa, quindi una serie di fili rossi e di letture che abbiamo offerto ai nostri spettatori riguardo a come sta agendo il governo Meloni e cosa accade intorno al governo Meloni. Grazie mille, professor Lanzalaco. Buonasera a tutti, arrivederci. Grazie mille, Umberto Dennucci. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci a tutti i nostri spettatori e alla prossima puntata di Polis.